Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi, prima ricetta natalizia, prepariamo insieme dei buonissimi biscotti speziati perfetti per le feste di Natale. Quindi vi consiglio di non perdervi questo video. Li ho realizzati con uno stampino che ho trovato alla Lidl questa settimana. Non vi resta altro da fare se non mescolare tutti gli ingredienti in un mixer. Lo zucchero, le due uova, un pizzico di sale, il burro che ho sciolto nel microonde e ho cominciato a dare una prima mescolata e poco a poco ho aggiunto le polveri, quindi un cucchiaino di lievito per dolci, le spezie, io ho utilizzato un cucchiaino di zenzero in polvere, mezzo cucchiaino di cannella, una puntina di noce moscata. Altra mescolata super veloce. Aggiungete poi anche un cucchiaino circa di miele che renderà questi biscotti ancora più buoni. E via di altra mescolata. Ora passiamo alle polveri, quindi la farina. Provate ad aggiungere 350 g di farina 00. Se è troppo poca, aggiungetene un altro paio di cucchiai finché si formerà nel mixer una palla di pasta frolla che avvolgiamo in una pellicola trasparente e lasciamo riposare in frigo per mezz'ora. Dopodiché dovete soltanto stendere la pasta frolla, ritagliare i vostri biscotti. Io ho utilizzato questi stampini perché sono veramente troppo belli. Ed ecco i nostri biscottini. Ormai in commercio ne trovate di tantissimi tipi. Io ho preso questi alla Lidl perché li ho trovati deliziosi. Ed ecco pronti tutti i nostri biscotti. Preriscaldate il forno a 180 gradi statico e infornateli a forno già caldo per 8 minuti circa. Ed eccoli pronti. Guardate che belli, la forma non si è disfatta per niente e inoltre sono buonissimi. Se la ricetta vi è piaciuta lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento e se volete ricevere le notifiche dei miei prossimi video cliccate sempre in basso a destra sulla campanella. Noi ci vediamo come sempre alla prossima video ricetta.